Signor Raffaele, signor Vincenzo, benvenuti in questa seconda puntata della seconda stagione. E questa volta non è il secondo Chuck, quindi viva la vita! Viva le schede SD più lunghe di un gigabyte. Viva la mia scheda SD più lunga di un gigabyte! Stavolta siamo preparati. Stavolta siamo preparatissimi, abbiamo un bel microfono che ci può finalmente catturare. Posso dire una cosa? Così a caso, dopo un episodio, cioè noi praticamente una stagione intera di podcast, tralasciando stare che non usavamo il video, quindi non si vedeva nulla, ma siamo rimasti per una stagione intera sempre a registrare con le stesse cose. Non Con la diciamo nuova cosa. stagione arriva il primo episodio dove già si vede il video e abbiamo preso i lavalier. Col secondo episodio è comparso un MacBook ed è comparso un microfono, cioè, molto più Ma avevamo professionale. l'aeroplano. L'aeroplano che è atterrato nuovamente. Sul tavolino. Ma quello in realtà c'è sempre stato, Cioè, la prossima diciamolo. volta che La succede? Ci prossima volta il set troveranno fotografico con le luci, queste cose Avremo gli autori dietro. Esatto. I registi, pure Christopher Nolan che dall'ultima Salutiamo Christopher stagione. Nolan. Senti, andiamo detti al punto. Sì. Quindi, seconda puntata, oggi si parla di videogiochi. Quindi, Raffaele, Chuck. Sigla. Oggi si parla di qualcosa di abbastanza strano e che non ho ben capito. Secondo me neanche i giornalisti che hanno scritto quegli articoli hanno ben capito di cosa si parlava. Signori, oggi si parla del metaverso. Voi direte, che cos'è il metaverso? Che cos'è il Che metaverso? cos'è il metaverso? Ma possiamo sembrare degli idioti già dalla seconda puntata? Ovvio. Comunque, torniamo seri, il metaverso che cos'è? A quanto pare la Epic Games, o meglio conosciuta come quelli che vi hanno regalato Fortnite, Rocket League e Fall Guys, in realtà credo l'abbiano acquistato Fall Acquistato, Guys, sì. però comunque è loro adesso, quindi nessuno può ribattere sulla mia affermazione, quindi ah. Un po' come dire che Marvel oramai è Disney. Sì, no, è purtroppo Sì, troppo sì. purtroppo. In realtà che cosa è successo? La Epic Games nel corso di quest'anno ha deciso di fare una raccolta fondi per degli sviluppi tecnologici che ha raccolto 1 miliardo di dollari. Il maggior investitore è stato Sony, Mamma mia. stata Sony, Minchia. e in realtà è come se fosse concettualmente una sorta di Ready Player One, Sì. in cui, sempre citando l'articolo perché veramente Non si nessuno ha capito capisce, niente di cosa ok. sia, in cui i vari mondi videoludici si vanno a interconnettere l'uno con l'altro, sto citando, e soprattutto questa cosa mi è ripetuta più volte. I brand e le aziende saranno presenti non solo con pubblicità, anzi non con pubblicità, ma proprio come elemento tangibile dell'esperienza. Un esempio che è stato fatto è che, ad esempio, una determinata azienda di macchine per poterti far provare un prodotto non ti fa vedere una pubblicità, ma ti fa fisicamente provare la macchina Sì. o digitalmente provare la macchina. E quindi, figata atomica, spero che la cosa vada avanti, però non lo so perché. Ma se diventiamo come il mondo di Ready Player One, ovvero molto triste, quindi. No, no, però mi fa. Io ancora non l'ho visto, quindi Non hai visto Ready Player One? no, 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 ragazzi, mi cioè, no. sono completamente dimenticato. Cioè, ora sto focussato su X5, quindi Abbiamo non. letteralmente pure il poster davanti, cioè, Eh manca a sì, farlo apposta. infatti è l'unica cosa che praticamente conosco di quel film, il poster che tiene a casa Gianni. Guarda, se fossi pazzo, Sì. lo sono, ma mi scoccio, lo andrei a strappare dalla vicina e lo porterei qua, però no, mi scoccio, non gli farò male, forse. Apprezziamo l'onestà. Che ne pensate di questa cosa? Perché il pensare che si va avanti, cioè si sta andando incontro ad un Ready Player One nella vita reale è qualcosa di bellissimo, di figo, anche e soprattutto con quello che sta accadendo con Windows. E non andrò avanti col discorso perché non mi ricordo una ceppa di quello che volevo dire. Tutto improvvisata, tutto improvvisata. Ma in realtà è tutto preparato. Comunque, non lo sapete, cosa ne pensate di questa sorta di Ready Player One, ma che magari una volta entrati vedrete personaggi di Fortnite dentro, al posto degli avatar? Posso dire una cosa? Tipo, mio padre, essendo cresciuto un po' negli anni 80, no? E tipo negli anni 80 giravano un po' sti film simil-futuristici, dove tipo, che ne so, anche quando si andava a giocare, eccetera, c'erano questi mega caschi, mega visori, che magari ti connettevano a una realtà virtuale, Ok. no? E quindi lui mi ha sempre ribadito: no, Raffaele, questo è il futuro, questo è il futuro. Se qua. E vedere che Sony, cioè, ovvero una grandissima azienda che si occupa di tutta elettronica, telefoni, PlayStation, queste cose qua, eccetera, ha investito in un tale progetto,
come qualcosa che fa ben sperare. Esattamente, cioè perché. Vabbè, io parlo per riflesso di mio padre. Mio padre va letteralmente pazzo di tutte queste cose, di tutti questi caschi, Oculus Rift, peidane che si muovono, queste cose qua, perché lui vuole provare esattamente quello che si prova nel videogioco. Però Ed non, io scusami se ti interrompo, da, ultima cosa. come si dice, da persona Amante. che ha provato il VR perché ce l'ho a casa, ti posso dire che veramente funziona il concetto, cioè già da ora. Non so se a molte persone ha fatto lo stesso effetto, ma cioè indossare il VR e giocare, ne parlai già in un altro podcast, al gioco insomma di battaglia aerea, insomma, Ok, io Ace pensavo a Beat Combat. No, Saber. sì, però quello non ha senso, lasciamo stare. Perseguita di notte. Ma veramente, veramente si ha l'idea di stare su un caccia. Cioè, è una cosa assurda. Ma in realtà quello che ti volevo dire io è il concetto un po' più filosofico, e quindi apro momento filosofia di Gianni Morales. Parte un. Ok, grazie per il post-produzione. Non Allora, abbiamo i programmi per fare gli effetti a livello cinematografico, quindi assolutamente. la mia mano bastava. Ok, aspetta. Ta! Allora, quello che volevo dire, che ho pensato subito dopo che ho letto questa notizia, non pensate che tutti quei futuri utopistici e pseudo-fantascientifici che stiamo per raggiungere alla fine, non vi Sì. fanno un po' paura, vi fanno pensare che alla fine tutto quello che è il mondo reale lo andremo a buttare nel cesso? Come si dice, l'uomo è destinato all'autodistruzione. Purtroppo è vero. Quindi sì, cioè, un poco paura fa, però secondo me anche il fatto che oggigiorno ancora non ce ne rendiamo conto, cioè secondo me ce ne renderemo conto solo nel momento in cui vedremo realmente di cosa sarà stata capace, insomma, la storia dei videogiochi ad arrivare fino a quel momento. Ci renderemo conto veramente dove siamo arrivati e ci faremo un bel esame di coscienza. Però io spero che i film possano, diciamo perché sa, ci sono molti film che raccontano A di queste riguardo, sì, cose, esattamente. possano trasmettere un messaggio e insegnare, insomma, a cercare, insomma, di mettere un freno a questa corsa verso un qualcosa di Che irraggiungibile. poi. Invece sono molto più terra terra e spero di morire prima che succeda qualsiasi cosa, così Ma io almeno. vorrei vederlo però prima di morire, ti dico la verità. Dici? Almeno Pure io. vederlo, È perché. almeno Allora, sai vederlo. qual è il fatto? È che se lo vedi. Vincenzo sente il casco. Non è bello, Oh, ictus. Che poi, cioè, scusate, parentesi, no? Cioè, questa è una piccola parentesi. Prima della morte, non sto scherzando, ci sono un 15 minuti, tra un 15 e un'ora, che si chiama momento di lucidità pre-morte. Ci sono casi di persone che prima di morire, pure che hanno tipo gravi danni cerebrali, che magari sono mentalmente instabili, queste cose qua, che non riescono a parlare Sì. normalmente. Prima di morire hanno questo momento di pura lucidità. Loro sanno a cosa stanno andando incontro. Ed è una cosa tipo stranissima, ed è una cosa di cui senti parlare tipo una settimana e mezza fa. Però è veramente strano. Ne Cioè, a me è interessato riparleremo un po' tantissimo. casomai. Sì, esattamente. Figata. Ci tratteremo casomai un episodio su Sì, questa cosa. anche perché poi ci sono Che poi, Molte ho chiuso cose. parentesi sul discorso di Ready Player One e poi andiamo avanti, anche perché Sì. diventa pesante. In Ready Player One, il film, una cosa che non viene mai detta è Sì. che il mondo Oasis è fondamentale, ed è anche questo che mi fa ben sperare, ma sostengo il fatto che è quello del futuro, che è fondamentale per la società di quel mondo, perché tipo le infrastrutture scolastiche non esistono, esistono soltanto all'interno di Oasis. Per questo è importante Oasis per quell'universo narrativo. Quindi vi lascio con questa nota di amarezza, con un rapido Questo punto parallelismo con la interrogativo didattica a anche. distanza. Quindi, detto questo, direi di passare avanti. Stesso sul discorso dei videogiochi, mi piacerebbe parlare con voi di un videogioco che ho scoperto un paio di settimane fa, e anche se ve ne ho già parlato perché siamo persone sincere, quindi sì, parliamone meglio. Ok. Dreams. Ah. Ok. Dreams, per chi non lo sapesse, per gli amici a casa soprattutto, non che siano ignoranti, in realtà se ci ascoltano sono niente. Meglio che non Meglio che parliamo. non parliamo. Dreams, che cos'è? Dreams è una piattaforma, è un videogioco, è un software che all'interno della PlayStation può fungere da fucina creativa per tutti i videogiocatori. Sì. Significa che tu con 20 euro compri Dreams
lo installi e attraverso quel software puoi creare il tuo videogioco qualsiasi cosa. e accedere a una community fondamentalmente di altri creatori. Cioè, nel senso, tu puoi entrare là dentro, giocare alle creazioni di altre persone e si può dire smadonnare. Sì, Piccola assolutamente. parentesi, ora Gianni ti sembra così calmo mentre lo sta raccontando, ma tu devi sapere, la prima volta che me l'ha detto come stava. Oh, Vincenzo, lo sai che cosa è uscito? Cosa, Gianni? Guarda questo, si chiama Dreams. Lo sai che ci puoi fare i videogiochi sulla PlayStation? Cosa? Vediamo dei video. Oh mio Dio. Tipica reazione di Gianni alla qualsiasi cosa. Cazzo, sembro io. Comunque è stupendo, mi ha fatto vedere dei video, veramente c'è gente che ha fatto cose assurde. Sai che mi hai ricordato? Tipo quando qualche anno fa, forse i più veterani si ricordano, magari di quel momento in cui Steam stava passando tipo la sua fase più indie, no? Diciamo così, quindi c'era questa diciamo intrapiattaforma stesso dentro Steam che si chiamava Steam Greenlight. Ok. Praticamente, vabbè, solitamente si programmava con Unity, che era Sì, uno dei programmi più mi affabili. ricordo, lo facevo anche io. Io ci ho sempre voluto programmare, ma purtroppo per programmare con Unity A devi avere la pazienza e B devi avere un computer decente, cosa che entrambi no. praticamente questa cosa di Unity apre tipo una nuova wave di giochi indie su Steam Greenlight. Quindi il concettualmente non è tanto nuova come cosa, però è stato strano come è stata data dalla PlayStation, perché comunque la PlayStation diciamo che è un po' un circuito No, ma chiuso, è un... pensa che tu comunque da computer stavi con tastiera e mouse. Tu adesso puoi Esattamente. creare videogiochi con un joystick. Cioè, Con i Move, col sì, ma controller, col infatti controller. quello che vorrei sapere è come hanno fatto a ottimizzare così bene, cioè perché comunque Unity era abbastanza difficile da imparare, perché comunque là si Sì, parlava di sì, 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 sì. No, ma modellazione. era un programma a livello pure professionale con un motore Sì, grafico. esattamente. E vorrei sapere, c'è proprio curiosità mia vedere come hanno ottimizzato tutto questo la PlayStation. Ma poi anche un'altra domanda poi alla quale risponderei, così te le Ah. metti nella lista. Ma c'è anche una corrispondenza tra Dreams e il VR? Cioè, nel senso, tu per caso potresti anche, mentre crei il videogioco. Allora, mi stai mettendo in difficoltà con questa domanda perché non lo so, ma credo di sì, perché tu in realtà puoi usare i Move per poter controllare. Sì, per E questo. in realtà molti scultori 3D, perché sia uno strumento di scultura, utilizzano il VR e in generale gli Oculus, diciamo, per poter scolpire, girare intorno alla figura e poterlo fare. Quindi ipoteticamente c'è la possibilità che ci sia, non ne sono sicuro. Però la potenza di questo programma è anche il fatto che tu puoi creare le animazioni di transizione, puoi creare le tue musiche originali, puoi fare di tutto, tutto quello che serve per un Tutto videogioco questo a 20 euro. a 20 euro. Minchia. Cioè, oddio, poi devi spendere tu in sacrifici personali per poterlo fare, perché non è facile. Vabbè, allora, come ho detto, immagino già che un programma del genere che ti lascia fare certe cose, io più che altro mi sorprende il prezzo, perché diciamo che questi programmi partono già da un prezzo molto più alto di 20 euro. Vero. Perciò, che ti permette di fare musiche, che ti permette di conoscere altri contenuti di altre persone, cioè è molto bella come cosa. Sinceramente, 20 euro ci spenderei No, ma anche appena perché comunque era una tieni conto che possibilità. il videogioco è un po' un'arte, cioè ad esempio anche ti faccio un esempio stupido che magari per te non c'entra niente, ma la Lego ad esempio, le costruzioni che tu compri molto spesso sono create dai cosiddetti creativi. È vero. Sono persone qualsiasi. Sono persone qualsiasi che creano il progetto, magari capita che la Lego riesce a visionarlo, oppure magari proprio alla Lego queste persone che creano non hanno nessun titolo, cioè fondamentalmente, ma Vorrei sono che persone esistesse il titolo libere in che hanno una architettura dei fantasia. Lego. Però nel senso, capito, cioè hanno una fantasia, cioè loro vanno sulla fantasia, anche i videogiochi secondo me dovrebbero essere così. Cioè Sì. nel senso non ci deve essere niente di meccanico come. C'è una persona dietro che magari sa programmare cose così. Cioè, secondo me dovrebbe essere appunto uno strumento del genere messo a disposizione di tutti per liberare la fantasia di qualsiasi persona. Anche Sì, perché questi sono giochi, come ha detto Gianni, sono accessibili a tutta la community. Tu puoi provare giochi di altre persone possono visionare il tuo videogioco. d'accordo. E tra l'altro, se non sbaglio, esiste una demo gratuita. Non vorrei sbagliare, però
Sonerro potete andare a scaricarlo gratuitamente e provarlo. Magari fare una prova prima di spendere 20 euro, vedere prima se uno insomma è adatto a fare quella cosa. C'ha fantasia, poi magari quando gli capita la visione del videogioco lo trasforma. E poi, allora, adesso posso rivelare il motivo per cui sono così calmo e pacato. Adesso ritorno nel mondo tradizionale. Guarda, mi alzo anche le maniche. Gianni ha comprato Dreams. No, non ho comprato Dreams. Però il fatto di aver già parlato di Dreams mi ha lasciato leggermente... come vi posso dire, nulla di sorprendente in questa conversazione, sì. Quindi sorpresa, si parla di altro, cambio argomento totalmente, se sei d'accordo. Ok, almeno per poco, perché... per pochissimo, giusto per concludere il discorso, anche perché abbiamo parlato di Dreams, sì. Dreams in realtà non è una vera e propria rivoluzione, sì. È già stato fatto prima, se ci pensate. Sì. E... aspetta, aspetta. E la risposta voglio è... voglio capire questo ragazzo dove vuole arrivare. Ok. Hai 10 secondi, sì. Anche tu, per pensare a qualcosa. Ok. E mi dovete dire cos'è che è stato fatto prima di Dreams. Dreams l'ha surclassata questa cosa. Però c'era già qualcosina che è venuta prima di Dreams, che ha dato le basi a questa cosa. Quindi 10, 2, 3. Tanto non sei contare. Sta saltando in aria il Mac, però. 9. Ok, quali sono le vostre proposte? Non lo so. Allora, l'unico programma di customizzazione che conoscevo era tipo Trackmania su DS, quindi... però non credo che sia quello. Non ho idea, ragazzi. Ci sei andato vicino, signor Raffaele, ma il vincitore sono io, perché in realtà parlavo di un videogioco di casa Nintendo, ed è Super Mario. Super Mario, Super Mario, è vero, però quello era limitato solo a Super Mario. Super Mario. Appunto, perciò ho detto che Dreams l'ha surclassato e ha sviluppato quell'idea. Non in questi pensato. Giorni. Vabbè, ma lui è videogiocatore di Nintendo. Non ce l'hai neanche, effettivamente. È Nintendo Fag. Super Mario Maker. L'ho scoperto in realtà da pochissimo. Mi è capitato di guardare dei video in cui nel lontano 2000 e... beep, che non mi ricordo. Dario Moccia fu chiamato da Nintendo per creare al lancio del primo Super Mario Maker, quindi che nessuno conosceva le dinamiche di gioco, in 24 ore un livello difficile da rimandare alla Nintendo, sì. In Giappone, e gli sviluppatori, quelli che hanno lavorato in generale al videogioco, avrebbero dovuto superare. Ok. Vi dico soltanto, nessuno l'ha superato, che no, alla fine l'hanno superato. Ah. Però hanno dovuto chiamare tipo un videogiocatore posto, okay. Super schiavo che sì. Tipo, secondo me, dopo aver battuto quel livello tipo della serie, come personaggi nel film di Pixel, che sono tutti videogiocatori tipo che hanno vinto i ricordi quel film di Pixel, esatto. Tipo chiamano uno del genere, arriva tutto con la birra, con la gola, un po'. No, perché mi fa ridere anche un po' il parallelismo culturale che c'è tra Dario Moccia e i giapponesi. Infatti. Vedi, Dario Moccia è un livornese che fondamentalmente si incazza e non poteva bestemmiare più di tanto, perché giustamente il video è dato alla Nintendo, però non poteva bestemmiare più di tanto, e si vede come lui si fondamentalmente si incazza per quello che sta facendo. Vado a vedere i giapponesi sono tutti lì calmi, tranquilli. Vabbè, loro sono beh, ragazzi, così. Ricordiamo Dario Moccia anche perché per aver fatto Lost in Tokyo. Madonna, il primo remake. Ne riparliamo un'altra volta. Sì, assolutamente. Anche perché ragazzi, il tempo, sforato il tempo, il MacBook l'abbiamo completamente scaricato. Sta implodendo. 7%. Che numero delle camere che ci stia per abbandonare. Oggi sono veloci solo allora, quindi signori, grazie per averci visto anche questa settimana. Ci trovate tutte le settimane, il venerdì, spero tutte le settimane, su YouTube. Per il resto, Raffaele, dove ci posso trovare? Ragazzi, ci potete trovare su YouTube con i nostri video / podcast e o con le nostre vecchie stagioni dei podcast su Spotify, Spreaker, Deezer e tanto altro. E dove ci possono anche trovare, Gianni? Questa volta anche nei vostri software di sviluppo videoludico e anche in Oasis. Io direi anche in una batteria nuova se me la trovate per il MacBook. No! Signori, è stato un piacere. Ho una nuova frase di chiusura. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Quindi, signori, dopo questa... perla di saggezza. Come dice Cannavacciuolo... Adios!